speravo che smascherandolo fosse un avvertimento abbastanza chiaro, facendolo ragionare e sperare che si fosse comportato in maniera diversa. Ecco. Invece oggi ha fatto anche peggio di Philip Island, e questa è stata la sua reazione. Però devo anche dire che nell'incidente, nel contatto, io non volevo farlo cadere. Non era assolutamente mia intenzione, volevo solo cercare di portarlo fuori traiettoria, cercare di fargli perdere un po' di tempo, anche perché, cioè, soprattutto perché mi ha portato proprio allo sfinimento, e cercare di mandarlo largo e cercare di fuggire, ecco, perché mi stavo facendo un attacco scorretto. E il problema è stato che quando sono andato largo, alla fine ho rallentato molto e ci siamo toccati, ma non è assolutamente vero che io gli ho dato un calcio. Ci mancherebbe, a parte che se dai un calcio alla MotoGP, lì non è che cade la MotoGP, ma è successo, e dalle immagini, soprattutto dell'elicottero, si vede benissimo, è successo che quando io sono andato largo, lui ha cercato di curvare e mi ha toccato con il manubrio nella mia coscia sinistra. E quindi mi ha aperto la gamba e io ho perso il piede dalla pedana, ecco. Però se guardate le immagini dall'elicottero, si vede bene che quando a me mi scivola il piede dalla pedana, lui è già caduto, ecco. Quindi non gli ho dato un calcio, e non volevo neanche farlo cadere, volevo solo cercare di dirgli: oh, fai basta, perché basta. Però vabbè, è andata così.